Il fisioterapista si occupa di riabilitazione. Riabilitazione vuol dire tornare ad avere un'abilità. Il paziente che si rivolge a noi si rivolge perché ha un dolore, diverse strategie che il fisioterapista può utilizzare, dalla terapia manuale all'esercizio terapeutico, all'educazione, per ritornare a uno stato ottimale di salute. In casa di Cura Rizzola abbiamo colleghi bravissimi e molto formati. Abbiamo delle attrezzature all'avanguardia, una particolare attenzione allo sviluppo e alle nuove tecnologie, non solo dalla parte dei fisioterapisti, ma anche dell'intera amministrazione. Un approccio integrato anche con il resto del comparto medico. Quindi in qualsiasi caso di necessità di consulti da noi è facile. La valutazione che facciamo qui da noi è molto approfondita, dura 2 ore, chiede l'utilizzo appunto di queste nuove tecnologie associata a un metodo di valutazione manuale miofasciale per avere almeno per l'ambito funzionale muscolo-scheletrico un quadro estremamente preciso del punto di partenza e delle necessità del paziente. Si può costruire un piano terapeutico veramente individualizzato e valutare poi gli step che compie il paziente. Il miglioramento da noi non è uno stai meglio, sì, è un numero, è una questione quantificabile. Il paziente arriva per la valutazione, verrà ricevuto da uno dei due fisioterapisti che si presenta, lo guida all'interno del servizio di fisioterapia. Viene fatta inizialmente sempre una breve anamnesi, anche se solitamente questi pazienti arrivano inviati già da un altro specialista, neurochirurgo, fisiatra, ortopedico, e che quindi ha già fatto una sua valutazione, ma anche il fisioterapista ha bisogno di una propria valutazione prima della valutazione con il macchinario, con il metodo miofasciale. Si esegue tutta la valutazione con questi macchinari tecnologici. Al termine di questa prima parte, il paziente entra in carico con il secondo fisioterapista, il quale esegue a sua volta una breve anamnesi e un'altra valutazione. Valutazione è quella miofasciale, viene eseguita invece a lettino, con il terapista che individua dei punti specifici che causano dolore. Sulla base della valutazione di questi punti, si andrà a costruire un piano terapeutico di terapia manuale. La somma di queste due valutazioni crea un profilo unico.